A Diamante è stata conferita la cittadinanza onoraria a Nuccio Ordine, docente di letteratura italiana all'Università della Calabria. In questa occasione è stato sottolineato con forza come in un universo dominato dalla logica del profitto, solo la cultura possa educare i giovani alla vita civile e ridare speranza al paese. Vediamo il servizio. Difendiamo la scuola e la ricerca. Si anima a Diamante la piazzetta di San Biagio, che vede riuniti prestigiosi rappresentanti del mondo della ricerca e dell'insegnamento. Tutti d'accordo su un punto. I tagli alla scuola, all'università, agli istituti di ricerca comprometteranno irrimediabilmente il futuro del paese. Il taglio dei fondi è il risultato di una disattenzione per la cultura, in un momento in cui invece gli investimenti nella conoscenza sono in tutto il mondo un punto chiave della vita dei paesi anche per la ripresa economica. Quindi l'Italia rischia molto con questa disattenzione per l'università e per la scuola. Con animosità lo ribadisce Nuccio Ordine, docente di letteratura italiana all'Università della Calabria. Salviamo la scuola, salviamo l'università, salviamo la ricerca. Un paese che non finanzia le scuole, non finanzia l'università, non finanzia la ricerca è un paese destinato a morire, un paese senza futuro, un paese che non avrà una futura classe dirigente, che sarà destinato alla barbarie. A lui, nato a Diamante, legatissimo alle sue radici, ma lontano da tanti anni e residente altrove, l'amministrazione comunale ha conferito la cittadinanza onoraria come riconoscimento per i suoi meriti scientifici e culturali. Meriti che lo scorso anno gli avevano fatto ottenere la prestigiosa onorificenza del Senato della Repubblica Francese di Chevalier dans l'Ordre de Palma Académique. Grandi studiosi in onore di Nuccio Ordine, e egli promuove con la sua attività un movimento culturale di grande importanza per la difesa della ricerca, della scuola e dell'università.